Cari amici di canale Sammato Salerno, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi vedremo, stiamo già vedendo la processione della Madonna del Carmine, la Santissima del Monte Carmelo, la processione che tradizionalmente si svolge ogni anno il 16 luglio, giorno della festa o memoria facoltativa liturgica, come è nel calendario romano. Stiamo vedendo la statua proprio della Madonna che sta lasciando la chiesa parrocchiale dei Salesiani intitolata San Giovanni Bosco, e adesso vedremo alcune tappe della processione, le ultime tappe diciamo, che poi condurranno il corteo al santuario dedicato proprio alla Madonna del Carmine. Allora io vi lascio al video e ci sentiamo tra qualche istante. Speranza nostra, Sare Regina, a te adoriamo. Singularis, ad eternis, et in
questo cuore notte e giorno, notte e giorno io penso a te, tutti insieme. E viva Maria, Maria del Carmelo. Ci stiamo incamminando verso il santuario dedicato alla Madonna del Carmine, e da 2 anni c'è anche la tradizione di portare in processione la statua di San Lorenzo Martire, perché fino al 1500 più o meno il santuario era una chiesa dedicata a San Lorenzo. Poi i carmelitani stabilirono la loro sede qui nel santuario, questa chiesa, e quindi poi mano a mano venne dedicata alla Madonna del Carmine, e poi divenne poi santuario diocesano. Al termine poi del video ascolteremo la sequenza dedicata proprio alla Madonna del Carmine, che si dice addirittura sia attribuita a San Simone Stock, quindi il riformatore dell'ordine del Carmine. Lui scrisse da capo la regola, perché poi il papa dell'epoca gli chiese di scrivere la regola, e lui la scrisse e ricevette, vedete, questo signore appartenente alla confraternita del Carmine, che indossano questo abito marrone, questa mantella bianca e questo pezzo di stoffa che è sia davanti che dietro. Questo è lo scapolare, l'abito proprio della Madonna del Carmine, perché a San Simone Stock venne donato dalla Madonna stesso, che poi divenne un simbolo dell'ordine. Quindi ascolteremo la sequenza e poi ascolteremo il canto tradizionale alla Madonna del Carmine. Eccoci qui, siamo giunti dinanzi alla porta nuova del santuario e vedremo poi l'ingresso delle statue della Madonna e di San Lorenzo. E noi ci sentiamo alla fine per i saluti. Maria Regina della Pace, prega per noi. Virgo, prega per noi. Fate spazio per il resto del Signore. Grazie. Non ti ricordiamo! Ma io sono papà, basta! Non ti ricordiamo!
Purtroppo quello è pesante, bisogna lo spazio. Ne ha divertito pure prima, Thank you.
segrete tutte le consorelle, i confratelli e il terzordine, che devo chiudere le porte. Allora io dall'interno del santuario vi saluto, viva San Lorenzo! Viva Maria, viva San Matteo, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! E allora adesso ascoltiamo la sequenza e il canto tradizionale alla Madonna del Carmine. Però leggiamo la preghiera di San Giovanni Paolo II alla Madonna del Carmine. Santa Madre della Speranza, Vergine del Carmine, distendi come mantello di protezione sulle città e sui paesi, sugli uomini e le donne, sui giovani e bambini, sugli anziani e gli ammalati, sugli orfani e gli afflitti, sui figli fedeli e le pecore smarrite. Stella del mare e faro di luce, conforto sicuro per il popolo pellegrino, guida i suoi passi nel suo peregrinare terreno, affinché percorra sempre sentieri di pace e di concordia, cammini di Vangelo, di progresso, di giustizia e di libertà. Riconcilia i fratelli in un abbraccio fraterno, che spariscano gli odi, i rancori, che si superino le divisioni e le barriere, che si appaiano i conflitti e si rimargino le ferite. Fa che Cristo sia la nostra pace, che il suo perdono rinnovi i cuori, che la sua parola sia speranza e fermento nella società. Amen. Los carmeli virtis florimere, splendor celi virgo puergere, singularis mater mitis et virile sia, carmelitis est pro stella maris. Radix iese germinans flosculo, hic ad esse metibi servulo, patiaris inter spinas que crescis quae aris.